Di nuovo Mattia 9, cambiamo argomento. Molte volte sentiamo parlare di adozione a distanza per bambini che vivono in paesi lontani con realtà difficili e molto complicate. Quest'oggi parliamo dello stesso progetto, parliamo di adozione per bambini che però vivono nelle nostre periferie, che purtroppo hanno delle situazioni alle spalle molto disagiate. Questo progetto prevede una donazione di soli 15 euro al mese per aiutare appunto questi bambini e fanno parte del progetto sviluppato dall'Oasi di San Giovanni a Teduccio. A presentarcelo tal progetto è con noi, già ospite a Mattina 9, la signora Carmela Manco. Buongiorno, presidente dell'associazione Figli in Famiglia Onlus, nonché coordinatrice della Oasi, e anche Mariano Baduin, direttore artistico delle attività teatrali dei laboratori. Dunque, buongiorno, bentrovati, un'iniziativa lodevole, encomiabile. Parliamo appunto di adozioni. Dicevamo che l'importo è veramente minimo, 15 euro. In cosa consiste l'iniziativa, presidente? Allora, noi abbiamo da anni abbiamo avviato questa attività di accompagnamento scolastico e di recupero culturale di questi bambini, che avviene attraverso dei laboratori. Abbiamo già numerosi bambini, superiamo i 50 quotidianamente, però abbiamo necessità di averne di più, perché dopo le ultime situazioni di violenza che si sono verificate, praticamente una a 30 metri da noi, hanno messo una bomba proprio di fronte a dove noi operiamo, e dopo Capodanno, quando in una stesa è stato ferito un ragazzino di 13-14 anni a 100 metri da noi, abbiamo deciso che non è più possibile rimanere fermi ad osservare. Abbiamo bisogno di avere più bambini. Questo però chiaramente comporta delle spese. I laboratori hanno bisogno di materiali, certo, per poter funzionare. E gli operatori che arrivano quotidianamente, che regalano il loro tempo, almeno il biglietto del pullman glielo dobbiamo rimborsare. E allora con 15 euro, alla fine sono 50 centesimi al giorno, noi riusciamo a recuperare le spese e ad avere, ci auguriamo, altri 50 bambini quotidianamente. Un'iniziativa encomiabile e importantissima, soprattutto se si parla di un territorio nevralgico della nostra città, San Giovanni a Teduccio. Comunque una zona anche abbastanza difficile da certi punti di vista. Direttore, parlavamo di laboratori non soltanto musicali ma anche teatrali, qualcosa che io credo educa anche i bambini, i ragazzi, alla vita, a conoscersi meglio e quindi ad incrementare bene quelle che sono le relazioni tra di loro. Guarda, quello, il discorso su San Giovanni è molto importante, perché portare un'esperienza culturale in una periferia così difficile come è appunto quella di San Giovanni a Teduccio può aiutare se si riesce a trasmettere un messaggio molto chiaro, cioè quello di elevare la qualità della vita degli abitanti di San Giovanni a Teduccio, elevare la qualità della loro vita, cioè fargli conoscere un mondo come quello del teatro, della musica e i lavori annessi all'arte, quindi anche il mestiere di scenografia, di costume, eccetera, può migliorare la propria concezione della realtà e quindi aiutarti a non cadere in situazioni pericolose come può essere la malavita, come può essere la droga, eccetera. Soltanto la cultura può farlo. Esatto. L'obiettivo principale è quello di tenere i bambini lontani dalla strada, perché molti bambini, non dimentichiamo, vivono delle realtà difficili, quindi sono figli, sono orfani o addirittura figli di detenuti che quindi sono in carcere e non hanno la possibilità di essere giustamente e correttamente guidati. Ma oggi quanti bambini, ecco, si inseriscono nel progetto Oasi, tra bambini e adolescenti? C'è già un numero difficile ampio, proprio quantizzarli, ma io credo che superiamo di gran lunga i 150 tra ragazzi e bambini al giorno. Noi cominciamo con bambini piccolissimi, dai 3 anni in poi. Quindi abbiamo quando comincia l'attività? Dai 3 anni in poi, quindi quando è che comincia l'attività di Oasi? E tutti i giorni? Tutti i giorni. Siamo aperti dalle 8:30 di mattina fino a tarda ora la sera.
E i bambini arrivano da noi dopo la scuola, perché noi pretendiamo che vadano a scuola. Giustamente. È fondamentale la presenza a scuola. E poi arrivano da noi e il nostro è il premio, perché loro sono stati bravi a scuola e vengono da noi. Vengono molto volentieri da noi. E la struttura è una casa, una grande casa che li accoglie, no? Ci sforziamo anche in questo, di dare la parvenza di una famiglia a questi bambini, che molti di loro non ce l'hanno. Hanno famiglie veramente disastrate. A questo proposito, Carmela, ti chiederei quali sono i reali pericoli che corrono questi ragazzini, questi bambini in una zona, l'abbiamo detto, difficile come quella di San Giovanni a Napoli, che ovviamente minacciano loro, le famiglie, insomma tutto quanto rappresenta il loro microcosmo. Sicuramente sono i pericoli che si corrono vivendo in strada. Questi bambini escono da scuola, o vengono da noi o stanno in strada. E in strada droga, tu hai quindi lo spacciatore sotto casa. No, diciamolo casa, perché è importante sempre ricordarlo. Lo perché spacciatore sotto casa, hai l'esempio del forte, che è quello che ha la pistola, no? Che è quello che ha la macchina potente, che, che ha quello che ha i soldi, e per cui che è la conquista facile, è no? La conquista ingolosisce, facile, no? Un bambino. È il potere, no? la sete del potere. Il comando, no? Io sono più forte e quindi comando, ed è quello che loro vivono quotidianamente nel quartiere, sul territorio, che vivono nelle loro famiglie, nelle stesse famiglie. Voglio dire, questi sono bambini sfortunati perché sono nati in un quartiere che è abbandonato completamente a se stesso, non c'è. E magari molti di loro hanno dei talenti particolari che certo non riescono, direttore. Sì, infatti, lei perché c'è bisogno, è importante individuare e orientare i ragazzi, perché il primo pericolo sono i falsi miti e le promesse poi non mantenute, che già in un quartiere dove è difficile fargli vedere una prospettiva di futuro, creargliene di false è controproducente e pericoloso. Allora la difficoltà, però devo dire la cosa in cui riusciamo con Carmela ogni giorno, è guidare e orientare i ragazzi in base alle proprie predisposizioni, il che richiede una sincerità e un'onestà, non solo in chi opera, ma anche in chi condivide e partecipa alle attività. Perché e non è facile, perché ci sono continui contrasti, bisognerebbe incoraggiarli quotidianamente e dare loro la speranza, esatto, che possa esserci una vita migliore. Bravo. Sebbene non piena di esatto soldi, di benessere, ma comunque qualitativamente. Brava. Sicuramente con migliore. Gli strumenti per essere autonomi a individuare e a sapere cosa è bene e cosa è male. Beh. E questo già è sarebbe un grosso risultato, ed è in fondo un grosso risultato. Certo. I laboratori teatrali, secondo lei, possono aiutare a maturare questa consapevolezza da bambini? Sì, se l'orientamento è corretto e onesto, sì. Perché non bisogna pensare che basta prendere un ragazzo da strada e metterlo su un palcoscenico e lo rendi artista. Questa, direttore, è una cosa interessantissima, perché molto spesso i laboratori sono diretti da persone che non sono, non hanno la caratura, non hanno la preparazione e l'esperienza per orientare un ragazzino, e quindi creano soltanto dei danni. Guardate, c'è proprio pochi giorni fa vedevo su Facebook un'intervista a Pasolini, meravigliosa, a proposito del suo cinema, in merito agli attori. Lui diceva: io prendo i miei attori anche da strada, li metto in scena, ma non gli do l'illusione di essere attori. Loro sono esseri umani che prendono parte a un progetto artistico, ma poi tornano alla loro vita di esseri umani, se non vogliono fare questo di mestiere, se non hanno predisposizione. Ma in realtà il concetto deve essere così sempre, non è un caso, perché amare l'arte vuol dire comunque mettersi sicuramente a nudo, mettersi in discussione, ma questo non vuol dire avere poi voglia di fanatismo. Brava. Serve per arricchire la nostra anima, per sentirci più forti, per arricchirci moralmente e spiritualmente, ma basta. Purtroppo è importante capire questo anche così per i giovani attori, ecco, non solo per i ragazzi del progetto Oasi, ma proprio un concetto di base da tenere presente anche per chi studia teatro, per chi studia recitazione. Fare bene, studiare sempre, ma senza mai aspettarsi forme di vanagloria. Esatto. Carmela, a questo punto io direi di rivolgere proprio un appello diretto. Guarda, quella è la tua telecamera, infatti, proprio un appello diretto, perché ovviamente dei risultati sono stati raggiunti, abbiamo parlato di 100-150 ragazzi. Ma dobbiamo aggiungerne altri 50, certo, come diceva prima. Ma soprattutto
soprattutto indurre le persone del quartiere e anche di altri quartieri di Napoli a finanziare, stiamo parlando di 15 euro, lo possiamo fare volendo. Certo, alla fine 15 euro sono 50 centesimi al giorno. La responsabilità è la metà di un caffè. La responsabilità è di tutti i napoletani, perché i bambini di San Giovanni sono quelli che poi ci ritroveremo una volta cresciuti, se non formati degnamente, ci ritroveremo ai baretti e con tutto quello che è accaduto. Allora l'appello è quello di darci una mano, perché dare una mano a noi significa dare una mano a noi stessi, a tutti quanti, significa dare una mano alla città. Io sono convinta che noi riusciremo a recuperare questi ragazzi solo se veramente ci impegniamo tutti quanti, perché recuperare questi bambini in qualche modo significa recuperare Napoli. E poi fare arte non è inutile, ma non è una perdita di tempo, non è una perdita di tempo. È l'innalzamento dell'anima, e se hai un'anima elevata non commetti cose sbagliate e ti comporti bene. E stai bene per con te stesso, non hai necessità, non hai bisogno di altre cose superflue. Esatto. Quindi viva l'arte, viva la cultura, viva la scuola, viva lo studio e ovviamente complimenti a questa iniziativa. Grazie. Grazie allora a Carmela Manco, presidente dell'associazione Figli in Famiglia Onlus e coordinatrice dell'Oasi, e grazie naturalmente a un grande professionista, Mariano Baudin, direttore artistico delle attività teatrali, laboratoriali in generale di questa operazione. Mario. Sì, continuiamo la nostra mattinata. C'è Chef Ferio che mi aspetta in cucina dopo la pubblicità. Restate con noi, non vi muovete di lì.